colpo grosso della Lazio a Napoli nella 25esima giornata della Serie A. La squadra di Sarri batte 1-0 gli uomini di Spalletti, stoppa la fuga scudetto del capolista e scavalca momentaneamente Inter e Milan in classifica, salendo al secondo posto a quota 48. Al Maradona nel primo tempo i biancocelesti soffocano la manovra azzurra di Di Lorenzo, respinge sulla linea un colpo di testa di Vecino. Nella ripresa poi il Napoli aumenta i giri e centra una traversa con Osimhen, ma è Vecino al 67esimo a decidere la gara con un gran destro di controbalzo. Nel finale una punizione di Milinkovic-Savic si stampa sull'incrocio dei pali. L'incredibile corsa scudetto del Napoli sbatte dunque contro la Lazio al Maradona. È Maurizio Sarri a portare a casa il bottino pieno e gli applausi. Una vittoria inattesa per certi versi, che in un colpo solo interrompe la lunga striscia di successi azzurri e prova a dare una svolta alla stagione e alle ambizioni biancocelesti. Tutto con una bella lezione di tattica dell'ex tecnico del Napoli, bravo a scegliere Vecino per soffocare i meccanismi della macchina perfetta di Spalletti e disinnescare Osimhen e company, con una sorta di gabbia attorno a Luboca. Mosse che hanno tolto spazio, rapidità e verticalità alla manovra della capolista e costretto gli azzurri ad accendersi solo a intermittenza, senza trovare il guizzo giusto per sfondare. Una bella prova di squadra che da una parte non cambia molto nella corsa sul scudetto, ma che dall'altra lancia invece un segnale molto interessante nella lotta per un posto in Champions. A quota 48 infatti, dopo la vittoria col Napoli, la Lazio ora fa un po' più paura.